il restauro condotto nei nostri laboratori di restauro pittura dei Musei Vaticani e anche tutte le indagini diagnostiche hanno confermato sicuramente non soltanto un ductus pictorico che in qualche modo è ascrivibile proprio al fare di Raffaello della tarda produzione. Il San Pietro ricorda moltissimo il San Pietro della liberazione di San Pietro dal carcere, della stanza degli Odoro nelle stanze vaticane, ma anche e soprattutto i restauri hanno testimoniato che questa veramente ariosità e condotto pittorico non è ascrivibile a un restauro settecentesco, quindi a una modernizzazione del tratto, ma è ascrivibile proprio a Raffaello che appunto si dimostra ancora una volta un grandissimo e universale pittore. Paragonando i cartoni con i dipinti finiti, e vediamo sia i sviluppi coloristici fra Bartolomeo. Fra Bartolomeo era un grande colorista, effettivamente, ma possiamo anche vedere poi la pennellatura diversa di Raffaello, e quindi senza essere necessariamente esperto già prima, guardando per bene queste quattro opere che sono messe uno accanto all'altro, ognuno lo può percepire. Vediamo anche l'importanza della scultura romana nella tridimensionalità delle figure di Fra Bartolomeo, qualcosa che già nelle opere di un decennio prima si vede molto fortemente. Grazie anche all'aiuto degli strumenti diagnostici che non c'erano negli anni Ottanta, e quindi penetrando in profondità con le immagini riflettografiche abbiamo visto l'underdrawing, cioè tutto il disegno che ci sta sotto, che conferma il passaggio di mano da Fra Bartolomeo a Raffaello e nella versione pittorica finale anche, come dire, la componente avveniristica di Raffaello che annuncia gli sviluppi della pittura futura rispetto al più statico, ancorché sublime, Fra Bartolomeo.